Clamorosa svolta nella vicenda del bambino morto il 17 agosto scorso all'ospedale di Livorno. È stata arrestata oggi a Torino con l'accusa di omicidio la madre del piccolo, una 37enne originaria della Repubblica Dominicana e residente a Torino, trasferita nel carcere Don Bosco di Pisa in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti della squadra mobile di Livorno, la donna, che era in vacanza da sola con il figlio, avrebbe fatto cadere volontariamente dall'alto il piccolo, arrivato al pronto soccorso già morto dopo una corsa disperata. La madre aveva raccontato che il figlio aveva accusato un malore nella notte, forse in seguito ad una caduta accidentale in un parco giochi che, a suo dire, sarebbe avvenuta nel pomeriggio precedente. Ma secondo gli investigatori, questa versione dei fatti è stata giudicata priva di base logica e contrastante con i dati emersi dalle indagini, determinanti in particolare le risultanze degli esami medico-legali, che hanno evidenziato gravissime lesioni riportate dal bimbo, tali da impedirgli di muoversi autonomamente. La 37enne avrebbe dovuto riportare suo figlio proprio il giorno in cui il piccino è morto al padre, che ne era affidatario esclusivo.